Alola a tutti allenatori, sono sempre io il vostro amico Federic95ita e benvenuti finalmente al 39esimo episodio della mia serie giornaliera a Pokémon Luna, la serie che esce tutti i giorni sul mio canale alle 14, alle 16 e alle 18. Allenatori, siamo nella Lega Pokémon e nella scorsa parte abbiamo battuto il primo Super 4, ovvero Ala, e ci ha dato parecchi problemi. Attualmente nella borsa non ho tanti revitalizzanti, non ho super pozioni, non ho praticamente nulla. Ragazzi, la squadra è quel che è. Spero vivamente di arrivare al campione con i Pokémon intatti. Cercheremo di morire il meno possibile, quindi andiamo subitissimo a battere il secondo Super 4, che non so proprio chi sia. Detto questo, andiamo in alto a sinistra, in basso a destra. Io direi di farlo in sequenza così, ragazzi, partendo da sinistra e arrivando tutto a destra. Ma prima di fare questo, vi invito a lasciare un bel rotum like e mi raccomando, ragazzi, schiacciate sto pollicione in su, perché da cellulare non prendono più, quindi dovete schiacciarlo, dovete distruggerlo. Fatemi vedere che ci siete, attivissimi. E vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate la maglietta Surfing Alola, la ristampa per tutti quelli che non l'hanno potuto acquistare in passato. Detto questo, ragazzi, avete ancora 15 giorni per poterla acquistare. Possiamo iniziare. Andiamo subitissimo dal prossimo Super 4. Ok, ci stiamo. Dobbiamo stare molto concentrati. Questa, ragazzi, già l'abbiamo vista. Era quella che c'aveva l'Ikarok, ve la ricordate? Questa è spaventosamente forte, ragazzi. Molto, molto forte. Dobbiamo stare attenti. Non ci dobbiamo fare ingannare. Benvenuto nella mia sala. Come puoi intuire, il protagonista è il tipo roccia. Tipo roccia. Quindi, ragazzi, Pokémon di tipo erba, acqua, terra. Dobbiamo fargli le nostre mosse più super efficaci possibili. Quindi, ragazzi, andiamo subito. Non c'è bisogno di presentazioni, vero? Allora lottiamo. Non so se in questo episodio farò uno o due Super 4. Dipende da quanto sarà lunga la lotta, ragazzi. Voglio prendermela con più calma possibile. Non voglio assolutamente fare le cose di fretta. E c'è da dire un'altra cosa. Ho i Pokémon veramente bassi di livello. Probabilmente perché ho saltato qualche allenatore durante la mia avventura, ma ho veramente i Pokémon bassi di livello. A questo punto ci manda un Relicant. Se non erro, l'Relicant dovrebbe essere roccia acqua, quindi un attacco di tipo erba li fa un bel per 4. Quindi un verde bufera ci abbasserebbe di molto l'attacco speciale, ciò che non voglio proprio. Prendiamoci di solo a raggio, che secondo me è meglio. Ecco, inizia subitissimo di sbadiglio. Assorbiamo la luce. Forza antica. Solo a raggio. Probabilmente prossimo turno mi dormirà. Quindi devo cambiare Pokémon il prima possibile. E il primo, ragazzi, è andato. Un bel per 4 diretto, direi che ci sta. Ok. 51. Palma si addormenta. Questo non ci voleva. Prossima mossa sarà Carbink. Cambiamo Pokémon immediatamente. Ok, io direi di andarci di tipo terra, ragazzi, contro Carbink. Penso che possiamo farcela. Che dite? Carbink. Acciaio contro Carbink. Dovrebbe essere super efficace per 4, se non mi sbaglio. Proviamoci. Spero di buttarlo giù, ragazzi, con un solo colpo. Perché è vero che possiamo fargli mossi di tipo terra. Però peso bomba, secondo me li leva di più. Aumenta la difesa. Cavolo. Peso bomba. Questo perché ha aumentato la difesa della squadra. Io, ragazzi, proverei di terremoto, ma secondo me peso bomba è per 4, li leva tantissimo. Forza lunare. Ah, non mi leva tanto però. Va bene. Terremoto. Come immaginavo, non gli ho tolto un cavolo.
peso bomba. Probabilmente, ragazzi, adesso si curerà. Non si cura? Ok, prossimo turno allora l'abbiamo buttato giù. Ok. Sopportazione ci aumenta la difesa. Ragazzi, l'importante è che non ci muoiono i Pokémon. Perché non ho... non ho super pozioni ricaricatotte, ce ne ho veramente limitate. Le vitalizzanti praticamente l'ho finiti. C'ho soltanto 4 vitalizzanti max. Propobas, ok. Contro Propobas possiamo mettere tranquillamente Terra, possiamo lasciare lui? Che dite? Terra. Potere Z, questo è di tipo Terra, furore della Terra. Possiamo farlo, ragazzi, lo buttiamo giù? Proviamo. Penso che lo sciottiamo, penso un colpo basti. Dai, potere della terra a me. Mi raccomando, Spirit, mi raccomando. Buttalo giù, porca puttana. Stendi sto proprio, boss. Ok. Eh sì, se non muore così, ragazzi. Non è possibile. Sarà perché c'è ancora attivo il riflesso? Sarà per quello, per forza, perché non è possibile che resista una mossa del genere. Terremoto. Ok. Ecco, perché c'era il riflesso. Porca miseria. Terremoto, attacchiamo due volte. E ora però lo ammazziamo, vero? Eh sì, adesso gli facciamo veramente male. Ciao ciao, Probobas. Probobas. Ok. Livello 52. Ce la stiamo giocando bene per ora, ragazzi. Veramente bene. Licarrock. Proviamoci, ragazzi. Proviamoci. Ce la mandi bene, ragazzi. Ce la manda bene. Speriamo bene, dai. Licarrock è terribile. Acqua getto, attacchiamo per primi, va. Ok. Giga macigno polverizzante. Ragazzi, uscirà Tensei praticamente. Questo ci farà parecchio male. Ci farà tanto male. Tanto tanto. Ok, ragazzi, l'importante è che non me lo butta giù. L'importante è che non me lo butta giù. Devo riuscire a curarlo adesso, perché se mi muore ho pochi revitalizzanti, ragazzi. Veramente pochi. Non posso permettermi di buttarmelo giù così. Pia taglio. C'ho 10 pozioni max. Pozioni max, ragazzi, li posso utilizzare. Basta che però non mi fa brutto colpo ogni 3x2, veramente, Piede da taglio, quanto mi leva piede da taglio? Poco, ok. Andiamoci di... canto e lo addormentiamo, ragazzi, che dite? Però canto sicuramente mi fallisce. Andiamoci di canto effimero. Ma dai! No! Era rimasta a vita verde! Non è possibile, non è. Non è possibile. Non è possibile. Terremoto, vai. Per fortuna hai evitato l'attacco, eh. Ok. Terremoto ancora. Scala roccia. Ok, sopportazione ci aumenta la difesa. Terremoto. Ok, ragazzi, Licarrock è stato eliminato. Perfetto. Gli manca un ultimo Pokémon, dobbiamo stare molto attenti. Zazu, livello 51. Golem. Golem, ragazzi, devo lasciare per forza lui. Terremoto ancora.
Resisti, Spirit, resisti, ti prego. Sciottalo, 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 sciottalo. Perché? Perché fuga? Perché ho fatto fuga random? Ragazzi, non me la rischio. Non mi importa, non me la rischio io. No, non me la rischio stavolta. No, no, no. Rullo duro. Probabilmente sarei sopravvissuto, ma non me la volevo rischiare. Tremoto. Insiste con rullo duro, eh. Terremoto. Sto cercando, ragazzi, di mantenere la pazienza, ma qui ci sarebbe veramente da sclerare, eh? Ma veramente è di brutto, eh. Cosa devo fare io? Cosa devo fare per attaccare? Oh, meno male. Non sapevo cosa fare. Mi tentennava un 3x2. Ok. Ce l'abbiamo fatto, ragazzi. Abbiamo battuto Alicia. Con molta difficoltà. Molta difficoltà. Però alla fine ne siamo usciti vincitori. Noto dei cambiamenti dal nostro incontro ad Akala. Hai acquisito molta esperienza grazie al tuo giro delle isole. Bene, vai a farti onore anche col prossimo avversario. Ragazzi, prossimo avversario. Prossimo Super 4. Prossimo Super 4. Allora, io non voglio fare le cose di corsa. Tanto... questo è il primo episodio di oggi. 14, 16 e 18. Un super 4 a parte. Direi che è più che onesto. Perché ragazzi, adesso devo un attimo controllare la squadra. Devo calcolare bene le pozioni, le iperpozioni da dare. Perché veramente ne ho pochissime. Super pozioni ne ho una addirittura. Che voglio dare subitissimo al mio Spirit. Ok. Radice energia ce n'ho una. C'ho veramente pochissime cose. Pochissime, raga. C'ho anche una vitale erba volendo. Però come potete vedere, ragazzi, scarseggia veramente tutto. Tutto scarseggia. Non voglio sprecare per ora una pozione sul mio palma. Per ora, ragazzi, non serve. Prossima sfida probabilmente sarà contro quella di tipo spettro, se non sbaglio. Boh, lo vedremo nella prossima parte. Ragazzi, vi saluto. Vi ringrazio. Ci vediamo alle 14. Alle 16, scusate. Con l'episodio decisivo di un altro Super 4. Inviatemi un bellissimo in bocca al lupo, perché ne avrò il bisogno. Ve lo dico sin da subito. Crepi, un like, un commento. Mi raccomando, qua sotto in descrizione trovate le magliette Selfie Alora. E ci vediamo alle 16 con un nuovo episodio. Auguratemi in bocca al lupo. Allora, allenatori. Sempre forti. Road to 300K.